Procede a gran velocità la campagna elettorale di Gianvito Greco. Questa sera siamo qui in Piazza Garibaldi. So che in queste settimane state facendo il porta a porta, so che sta andando benissimo anche quello. Stiamo arrivando e stiamo completando il giro, che è un viaggio di continuo entusiasmo, di continua passione e non finirò e non mi stancherò mai di dirlo, di sorprendente emozione. Questa gente oggi ci sta regalando tantissimo coraggio, tantissima forza ed è una gente che non vede l'ora che arrivi lunedì 17 novembre. Vedo commossa pure te mentre ti parlo, perché la gente oggi ha deciso e lo farà fortemente e volutamente a votare con il cuore. Oggi quello che si evince da questa campagna elettorale e da questo giro in mezzo alle strade, in mezzo alle quartiere, non sto tralasciando nessuno, è una cosa bellissima che oggi il popolo mi acclama. Questa è una campagna elettorale dove vincerà il popolo di Campobello e quando qualcuno mi accusa che io sarò il sindaco dei poveri, io sarò orgogliosissimo e felicissimo di rappresentare chi ha difficoltà. Tanta, tanta gente oggi vive in situazioni di estremo disagio, di estrema difficoltà. Io non voglio essere il sindaco dei ricchi, voglio essere il sindaco dei poveri. Oggi questa città deve stare bene. E i ricchi non possono continuare ad arricchirsi e i poveri continuano a impoverirsi. Io voglio essere il sindaco di tutti, ma ho il dovere morale di proteggere le fasce deboli di questa città. È per loro che mi sto spendendo, è per loro che voglio vincere, è per loro che voglio fare il sindaco. Perfetto. Un programma elettorale con lo suo molto intenso, molto interessante. Prendiamo un punto di questi, quale secondo lei è il punto cardine? Ma guardi, il punto cardine è uno, perché da lì può ripartire l'economia del paese, da lì può ripartire la vita stessa del paese. Io perderò consensi fra i dipendenti comunali, ma guardi, di fronte alla dignità di difendere questo popolo, io in modo forte, lo dirò fra poco sul palco gridando, l'ufficio tecnico sarà il primo ufficio che io rivoluzionerò. Troppa gente scontenta di questo ufficio, troppa gente che ha vissuto storie particolari, troppe persone che si lamentano di questo ufficio tecnico, è il popolo che me lo sta chiedendo e io il popolo lo devo non solo accontentare e soddisfare, devo diventare un sindaco che deve dare segnali subito. Quello dell'ufficio tecnico, lì dentro succederà una rivoluzione che mi metterà a dura prova, ma sarò felice e orgoglioso di farlo. E da lì, da quel palazzo che deve ripartire l'economia del paese, se non ho il coraggio e non ho gli attributi di fare questo, sono fallito in partenza. Siccome a me nella vita non mi piace perdere, ma mi piace vincere insieme a quel popolo che mi farà vincere, quello sarà il primo atto che io farò all'indomani della mia elezione. Non è consentito e non è possibile che ci sono persone che aspettano da diversi anni concessioni, non è possibile che ci sono strade al buio e le persone dopo 20, 30, 40 reclami ancora aspettano in una strada vicino alla via Regina Margherita, totalmente al buio, c'è da cambiare due lampadine. Ma cioè, o scherziamo o ci prendiamo in giro, è vergognoso, ma a costo che salgo io su una scala gliele metto. Non si può lasciare un intero quartiere al buio dove ci sono persone anziane che hanno paura di uscire la sera. Oggi i bisogni, le esigenze e soprattutto i diritti delle persone sono questi quelli che contano e che calpestano la dignità di questo paese. Io da sindaco devo garantirli e devo difenderli e tutelarli. Mi metterò contro i dipendenti comunali, non importa, ma voglio diffondere questo popolo. Io voglio essere eletto per difendere loro, non per favorire qualcuno e per privilegiare chi è dentro il comune e difendere i loro interessi personali. Non lo farò mai perché scenderò in piazza. Scenderò in piazza a fare la rivoluzione e a dire alle persone cosa non funziona in quel maledetto comune. Perfetto, accanto a noi anche uno dei suoi assessori designati. Quale secondo lei il punto cardine del programma di Gianvito Greco? Ma i punti sul programma di Gianvito Greco sono tanti, stiamo cercando chiaramente di intanto fare un monitoraggio di tutto il territorio per capire quali sono le esigenze reali di questa città e lo stiamo monitorando giorno dopo giorno, stiamo cercando di fare in modo che ci siano le periferie che vivono in uno stato di degrado assoluto che vengano bonificate, ma questo sarà fatto entro i primi 100 giorni dell'amministrazione Greco. Bonificheremo tutte le periferie, tutti gli ingressi di Campobello, l'ingresso di
Castelvetrano, l'ingresso di Manzara dovranno essere illuminati. È impensabile che si faccia l'ingresso in una città al buio. Questo è un biglietto da visita che non deve assolutamente esistere. Stiamo lavorando, ci stiamo sforzando di lavorare su quello che sarà il nostro futuro, che per noi sono le frazioni, oltre all'agricoltura che è insita nel cittadino campobellese, ma dicevamo nel nostro programma è chiaro e manifesto che noi sposteremo tutta l'attenzione sulle due perle che abbiamo, che sono Tre Fontane e Torretta, non escludendo chiaramente le Cave di Cusa, che lì va fatta chiarezza anche con la questione del parco archeologico di Selinunte. Quindi stiamo cercando di lavorare dalla mattina alla sera, ormai siamo proprio catapultati a squadre per monitorare tutto il territorio e per capire realmente quali sono i problemi. È impensabile, come diceva il sindaco, che ancora c'è gente che chiede al politico di turno la lampadina davanti nella strada. Cioè, è un diritto, è una cosa normale. Ecco, noi vogliamo ridare a questa città la normalità, la normalità. I cittadini devono sapere che non devono andare a raccomandarsi col politico di turno per avere l'illuminazione nella propria strada, è un loro diritto e quindi basta chiedere e sarà fatto. Questa è normalità per noi e su questo fronte stiamo lavorando, stiamo monitorando tutto l'amianto che c'è disperso nelle nostre contrade, perché entro dicembre del 2014 scade un bando importantissimo dove tutto l'amianto dovrà essere rimosso con un finanziamento fra l'altro della Comunità Economica Europea. Dal 2014 al 2020 ci sono tanti di quei finanziamenti da parte della Comunità Economica Europea a cui noi non possiamo venire meno e non possiamo mancare. Questo è l'ultimo treno che abbiamo e lo dobbiamo prendere per ridare dignità e decoro a questa città. Questo è quello che stiamo cercando di fare. Questo è un altro, si attende un altro dei suoi comizi questa sera. Cosa dirà questa sera ai cittadini di Campobello? Ma io ormai emozionerò questo popolo campobellese, ma lo emozionerò perché mi sta facendo emozionare. Io parlerò col cuore, io non sono un politico, l'ho detto sempre, non voglio diventarlo, perché ho avuto sempre una pessima sensazione e una pessima impressione dei politici. È paradossale che io debba diventare sindaco e parli così dei politici, ma io non voglio diventare un sindaco politico, io voglio diventare un sindaco che è Gianvito che abbraccia il ricco, che abbraccia il povero, che abbraccia le prostitute, che abbraccia gli omosessuali, che abbraccia i disabili, che abbraccia la comunità intera. Un sindaco non può permettersi il lusso di fare differenza tra un uomo e una donna e tra gli esseri umani. Oggi siamo tutti sotto questo cielo, un sindaco che disprezza qualcuno non è intanto un buon uomo, un bravo uomo, ma non può essere mai un buon amministratore. Oggi in questo paese ci sono situazioni diverse, ci sono persone veramente che hanno bisogno di essere ascoltate e sembra paradossale, le racconto un aneddoto veloce. Oggi mentre giravamo la signora mi voleva offrire il caffè e io ho detto di no. Ma non perché ho voluto rifiutare, ma non perché non ho voluto accettare, ho detto alla signora, signora io il caffè lo vengo a prendere dopo il 18, la signora è rimasta spiazzata, dice è impressionante quello che mi dice, non riusciva a capire perché questo caffè adesso ha un sapore che a me non piace, da sindaco io devo venire a casa sua a prendermi il caffè, non prima che lo divento, questa signora non deve andare a votare, ho guadagnato in quella famiglia 5 voti, avendo rifiutato un caffè. Ecco la differenza, la classe e lo stile. E poi concludiamo con una battuta. Il mio avversario, e io parlo di un avversario perché Elisa Marchetti e Francesco Messina sono nuovi come me, lui è vecchio, non è nuovo, dice alle persone che se dovessi diventare sindaco il popolo sarà accontentato con una cantata e con una suonata, ma la gente chi ha sentito questo ha risposto, dice quantomeno quello una cantata e una suonata la sa fare, ma tu cosa hai fatto? Hai distrutto un paese pure tu? E allora forse questo è un messaggio positivo, che con una cantata e una suonata io diventi sindaco di questo paese e stavolta succede e suoneremo e canteremo la gioia insieme ai campobellesi all'armonia. E non è solo questione di suonare e di cantare, è questione che quando uno nella vita sa fare, intraprendente, determinato, chiunque e qualsiasi cosa fa la fa bene. Chi è che non sa fare niente, chi è che non riesce a determinare il corso delle cose, non riesce nemmeno a organizzare una suonata di chitarrina in piazza. Campobello, 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 Campobello.